Possiamo dare avvio anche a questo nuovo incontro del ciclo di incontri online del Teatro Cristallo. E saluto tutte le persone che in questo momento si stanno collegando sulla pagina Facebook del teatro e ricordo che anche questo evento, come gli altri, sarà possibile poi rivederlo o vederlo per la prima volta, insomma, su YouTube per chi non lo perdesse oggi, insomma. Un saluto ai nostri ospiti e davvero un ringraziamento di cuore, Marco Aime, che ormai insomma ci ha già aiutato in alcuni incontri, ci ha dato anche molti spunti e ringraziamo davvero per la collaborazione in queste settimane. E poi Elvira Muicic, che davvero ringraziamo per essere con noi oggi, per tanti motivi, intanto perché è la prima volta, quindi la conosciamo anche nell'ambito insomma delle nostre rassegne. E poi insomma anche per il lavoro che sta facendo e che si muove su vari piani, su vari registri, la scrittura, la traduzione, la mediazione anche culturale in qualche modo, perché ci sta facendo conoscere alcuni scrittori dell'area balcanica che insomma magari si fa più fatica ad incrociare, ad incontrare se non ci fosse appunto anche la traduzione di Elvira, quindi tutto il lavoro che sta facendo su quel filone lì insomma anche, no? E poi anche perché ha fatto alcune incursioni nel teatro, da quanto ho visto, insomma, la drammaturgia di almeno due opere, quindi insomma anche su quel filone lì. Ma io mi fermo qui perché lascio la parola a Marco Aime che introdurrà e ci appunto accompagnerà in questo dialogo. Facciamo come sempre, insomma, tre quarti d'ora più o meno di incontro e poi se ci sono delle domande apriamo per altri 10 minuti, un quarto d'ora. Quindi la parola a Marco Aime, ancora un grazie ad entrambi. Bene, grazie Francesco, buonasera a tutti quelli che sono collegati. Per me questa sera è proprio un piacere poter dialogare con Elvira Muicic perché è una delle scrittrici che reputo più interessanti, sa, per affinità anche di temi trattati e anche perché fa parte di quel nucleo sempre più corposo di giovani scrittrici e scrittori che non sono nati in Italia, ma che scrivono in italiano e che stanno dando vita a una letteratura molto, ma molto interessante, a cui magari noi non siamo molto abituati, ma invece stanno producendo davvero non solo una bella letteratura, ma anche una letteratura che riflette molto su alcuni temi, appunto come quelli del passaggio culturale, della creazione dell'identità e costruzione. Quindi questa sera appunto con Elvira volevo fare un po' un dialogo che partisse da questi temi, no? E partirei proprio da un tema centrale che forse nasce da uno dei suoi libri che si intitola La lingua di Ana, che è la storia di una bambina che viene a ricongiungersi con la madre, nata ovviamente in un paese dell'est. Non so quanto ci sia poi di autobiografico, ma tutti i libri in parte, tutti i romanzi sono autobiografici. Ma soprattutto perché è molto incentrato sul tema della lingua e della doppia lingua. Ana è legata alla sua lingua materna d'origine, ma in Italia deve riconfigurarsi. E a me è venuta in mente anche una frase di Cioran, il famoso filosofo scrittore, diceva: in realtà noi non abitiamo una nazione, ma abitiamo una lingua. Ecco, Elvira, tu ti sei trovata quindi a giocare sulle due lingue. Quanto una lingua ti serve a guardare il mondo e come ca e cambia il mondo visto con un'altra lingua? Buonasera Marco, buonasera a tutti, a tutto il Teatro Cristallo e vi ringrazio per questo invito e anche per questa prima domanda che in effetti forse è il fulcro anche di uno scrittore, perché poi, come sappiamo, Cioran abbandona la sua lingua madre che è rumeno per scrivere in francese e c'è qualcosa di estremamente importante nella vita di chi si occupa di scrittura, la scelta della lingua. La lingua di Ana, che è un romanzo che nasce quasi da uno struggimento, perché
io mi sono trovata ad arrivare in Italia con questa mia lingua madre, che sembrava però una lingua, diciamo, di secondo ordine, di serie B, perché non era avere l'accento dell'est non è la stessa cosa che avere un accento francese, e quindi io non vedevo l'ora di liberarmi sia del mio accento che di questa lingua, che stranamente in un mondo in cui si dà un valore quasi economico a tutto, quella era una lingua di secondo ordine. E allora, mentre nel romanzo, che è molto autobiografico, ma al personaggio principale, che è Anna, io do tutte le caratteristiche che, ahimè, nella realtà io non avevo, e quindi soprattutto il coraggio e l'ostinazione, almeno non in quegli anni, io in realtà non ho fatto altro che cercare di diventare italiana il prima possibile. Anna nel libro invece fa un processo contrario, si intestardisce a voler quasi fermare il tempo, perché la possibilità che la lingua madre svanisca sotto l'aggressione dell'italiano, perché lei lo vive quasi come un'aggressione. Io invece ho fatto il contrario, sono arrivata in provincia di Brescia e volevo a tutti i costi avere l'accento bresciano, cosa incomprensibile anche ai bresciani, insomma. E quindi ecco, la lingua era una sorta di, soprattutto all'inizio, una sorta di passaporto per essere accettati. La lingua è il primo passaggio attraverso il quale noi ci conformiamo anche gli altri, quelli che ci stanno intorno, con l'accento, con la dizione, il modo di parlare. Ora, andando in profondità di queste scelte, c'è tutto un aspetto, io non so se chiamarlo identitario, perché con te, Marco, ne abbiamo già parlato del mio essere remotiana e quindi poco propensa a parlare di identità. Però passano tante sfumature di quello che noi siamo, delle nostre appartenenze attraverso una lingua. A me interessava in particolare nella lingua di Anna, un passaggio che è stato anche un passaggio nella mia, diciamo, crescita con l'italiano e con il bosniaco. Io poi, per inciso, vengo da un paese in cui la lingua si chiamava in un modo, poi ha smesso di chiamarsi in quel modo, cioè quindi era serbo-croato, poi è diventato bosniaco, poi adesso è una lingua unica, policentrica, cioè quindi non si sa più come chiamarla. Però ecco, nel mio passaggio e nella mia crescita con l'italiano e il bosniaco, l'aggiustarsi è stato una delle caratteristiche principali, cioè trovare un equilibrio tra una lingua che, in effetti, come dice Cioran, io non abitavo più, perché il bosniaco era una lingua che attivamente non abitavo più, e non abitarla all'inizio è stata una perdita. Con la crescita è stata invece una sorta di acquisizione, perché per me il bosniaco è la lingua grazie alla quale io accedo immediatamente ai miei primi 14 anni, in qualche modo è cristallizzata, e quindi una lingua nella quale non sono mai diventata grande, sono bambina. L'italiano è una lingua nella quale non ho un'infanzia, e quindi è più leggera da alcuni punti di vista. Quindi questo passaggio linguistico è credo forse la cifra più importante anche della migrazione, perché si racchiude tantissima vita all'interno di una scelta linguistica, si racchiude anche tanto valore. Penso al fatto che i migranti vengano definiti quasi sempre per un non essere qualcosa, una non identità, no? Quindi non parla italiano, nonostante parli magari altre quattro lingue del continente africano, eccetera. Ecco, è anche in questo passa molto di quello che noi poi decidiamo di essere nella nuova lingua acquisita, o come ci posizioniamo. Prima Francesco nominava la traduzione. Ecco, per me la traduzione è stato un modo per tenere tutto insieme, cioè finalmente la possibilità di tradurre e di essere appunto una sorta di anello che collega i due mondi è forse anche la mia soluzione di identità più riuscita, ecco.
Giustamente, visto che parli di tradizioni, traduzione, tradizione anche, appunto, tu che lavori anche come traduttrice, sappiamo che una lingua in fondo è un po' come un paio di occhiali, no? Cambiando lingua, cambiamo gli occhiali, vediamo un po' diversamente la realtà che ci circonda, perché ogni lingua non è solo un codice comunicativo, ma è un tentativo di classificare, che ogni società, ogni popolo si è dato di come chiamare la realtà, e lo si può fare in molti modi. Quindi, ecco, è un continuo passare, cioè cambiarsi gli occhiali nel momento in cui uno si trova anche a tradurre. Eh sì, è proprio quell'aspetto di cui scriveva molto Umberto Eco, dire quasi la stessa cosa, no? Cioè rendersi conto che non è la stessa cosa. Non è, a me è capitato adesso, pochi mesi fa, di essere tradotta in bosniaco, cioè questa cosa era molto, molto divertente, ma anche molto, molto interessante, perché mi sono trovata in Bosnia a un festival. C'era uno scrittore che io traduco in italiano e poi c'era la mia traduttrice in bosniaco. Quindi era interessante, era come se io arrivassi fino a un certo punto con la lingua e da quel punto in poi però avevo bisogno anch'io di un traduttore. E qual è il punto? È una cosa sulla quale sto riflettendo molto, cioè una sorta di soglia che ha a che fare con questo vivere o non vivere la lingua, probabilmente. E dire quasi la stessa cosa è il compromesso che la lingua al quale ci costringe, al quale ci abitua anche, perché ed è anche, secondo me, forse la lezione più grande che un plurilinguismo ci può dare, che le cose non sono sempre così e non hanno la stessa sfumatura, cioè quindi ogni cercare di trovarla, cercare di far combaciare è un lavoro insomma di crescita intellettuale che dovrebbe essere di tutti, non solo di chi ha a disposizione più lingue. Poi tutti hanno a disposizione più lingue, penso io, perché non c'è nessuno che abbia un'unica lingua, ha la lingua dei nonni, la lingua dei genitori, la lingua dei compagni, per non andare ai dialetti, e quindi insomma ogni appartenenza ha una sua lingua, probabilmente. Mi veniva da ridere perché mentre raccontavi questa cosa della tua traduzione in bosniaco, la domanda sarebbe stata: ma tu l'avresti scritto così? Se avessi scritto direttamente, e probabilmente la stessa cosa. Sì. No, questo è interessante, ecco, perché il problema del plurimultilinguismo è anche un fenomeno che rinnova la lingua, diciamo, dominante, no? Qui in Italia c'è una tradizione, lo sai, piuttosto pesante, adesso diciamo forse a meno rilievo, no? Di conservazione della lingua, tutela, c'è un po' dappertutto, forse i francesi sono ancora peggio di noi nel voler tutelare, quando in realtà le lingue sono sempre, sono un animale in continuo movimento, si spariscono dei termini, sono dei laboratori in continuo fervore, no? E anzi, io credo che l'arrivo di persone da fuori dall'Italia abbia contribuito tanto ad arricchire la nostra lingua, quanto anche a magari arricchire le lingue di origine, in cui ogni tanto si sentono pronunciare dei termini. A volte sento uno straniero parlare in una lingua che è sconosciuta, e poi qui e là salta un parola in italiano perché magari fa un comodo e così, no? Quindi, effettivamente, la lingua è un qualcosa di continuamente che bolle in fermento. Sì, adesso mi hai fatto pensare, perché hai detto quando senti qualcuno che magari non è, parla in un'altra lingua, non in italiano, ma gli escono delle parole in italiano. Ma ad esempio io mi ricordo, quando andavo ancora a rinnovare il permesso di soggiorno prima di fare la domanda di cittadinanza italiana, e in questura, eravamo tantissime nazionalità. Però tutti, quando dicevano questura in italiano, perché era solo in italiano che ne avevamo fatto esperienza. Se io dico questura in bosniaco, non mi fa né caldo né freddo. Se invece dico questura in italiano, risveglia un mondo di paure, speranze, attese. E quindi questa cosa
La lingua, in effetti, noi prendiamo le parole in prestito perché sono piene di vita, quindi diventano, ne facciamo esperienza, e in questo senso poi fanno un percorso anche storico, geopolitico o geopoetico, forse, visto che io ricordo che nell'ex Jugoslavia, dopo la guerra, era in voga questo tentativo di, dopo aver ripulito i territori, di ripulire la lingua. E però ci si trovava, ad esempio in Serbia volevano ripulire la lingua dalle molte parole derivanti dal turco, però a partire dalla parola Balcani, che deriva dal turco appunto e significa montagne, passando per la parola Chai, che è partita dalla Persia, è arrivata con gli ottomani, alla fine se la si ripulisce la lingua non si riesce più neanche a chiamare le cose, neanche a prendere un tè, quindi... Questa è una cosa molto bella, perché forse le parole sono la migrazione più felice che ci possa essere, in effetti. Anche perché ogni lingua di fatto è in debito ed è a credito con altre lingue da sempre. Magari poi queste parole si modificano, se non sappiamo nemmeno più l'origine, ma avevo letto una volta che un parlante italiano pronuncia più o meno il 6% di parole di origine araba, di cui la maggior parte non sappiamo quali sono, ma a parte quelle più evidenti, ma sono derivate, e questo va anche per altri, no? E visto che abbiamo parlato così appunto di immigrazione, io so che non ti piace, e sono pienamente d'accordo, la parola integrazione, però lo lascio dire a te perché non ti piace. Beh, credo che sia sempre per lo stesso motivo di cui accennavamo prima parlando della lingua, quindi delle lingue della non identità di chi arriva in questo paese. La parola integrazione sembra essere andare in una sola direzione, cioè avere un unico recipiente da riempire, quindi il migrante, lo straniero, come lo vogliamo chiamare, sembra essere un vaso vuoto arrivato in Italia e dover essere integrato. Quindi ovviamente è un'idea poi di società che rispecchia un termine del genere, perché l'idea è quella di avere delle persone da trasformare in italiani. In italiani, aspetta, però non per diritti, soltanto per altre cose, perché trasformarli in italiani grazie alla cittadinanza va bene. Allora, ecco, se uno pensa a una società che invece non ha bisogno di uniformare tutti, pensa molto di più a un'interazione, cioè, quindi l'integrazione è semplice. E togliere una G. Esatto, esatto. E è uno scambio, un dialogo, e come appunto invece di un monologo c'è un dialogo, e questo poi permette anche una crescita, perché il problema poi grande, di cui insomma ne hai scritto molto meglio tu, del europacentrismo, di questi modi di vedere tutto da un punto di vista nostro, che è naturale perché tutti partiamo da un punto di vista. Però appunto l'interazione è questa grande opportunità di allargare semmai il punto di vista, non di perderlo, non di spostarlo, perché è naturale. Quindi ecco, sì, in questo senso mi sembra sempre che ci sia un rapporto subordinato se noi parliamo di integrazione, quindi c'è qualcuno che deve raggiungere il livello di qualcun altro, e questo insomma è ancora triste, cioè è triste che accada ancora. Sì, ricordo molto l'assimilazionismo, no? Soprattutto perché poi lo dico, te, giocando sulle parole, se integrazione prevede che ci sia un integro o un'integrità, lasciamo perdere che integrità ha due significati, ma come se, tra virgolette, noi gli italiani fossero un tutt'uno così integro, lo vediamo tutti i giorni quanto siamo divisi, no? Però c'è questa idea che qui è tutto così uguale, gli altri si devono adeguare. E appunto ne abbiamo già accennato, infatti anche a questo si lega al nostro discorso, poi arriviamo lì, è la parola identità, che secondo me ha un grosso difetto in italiano, che è quella A accentata intanto che fa singolare. No, perché se fosse già coniugata al plurale, assumerebbe già un altro, a proposito appunto del senso delle parole, no? Mentre invece quello lì finisce che
diventa un'etichetta che viene appiccicata, no? Per cui ne sapete qualcosa voi ex jugoslavi, come queste cose cambino in un attimo. Qui da un lato gli si dà questa importanza come se fossero fondamentali, radicati, e poi in un attimo si vede come può deflagrare il tutto e ricostituirsi un altro disegno. Sì, appunto già il solo fatto di chiamarli ex jugoslavi è un problema con l'identità particolare. Ma per quanto continueremo a chiamarla, forse la prossima generazione non lo chiamerà più. Sì, chi lo sa, infatti, beh, forse c'è anche quasi una difficoltà, anch'io in effetti mi definisco come nata in ex Jugoslavia, è come se non si riuscisse ad accettare che poi dopo sono nate cose, e sono nate cose proprio quello che stavi dicendo tu rispetto all'identità. Siccome i criteri, almeno nell'ex Jugoslavia, i criteri per l'identità si sono sempre più ristretti, perché essere Jugoslavia aveva questo aspetto, al di là della questione politica, nella quale cioè, entrare nel merito di quella è molto complicato, ma proprio l'idea di dichiararsi jugoslavi aveva una sua pluralità, quindi le persone avevano una sorta di. Noi, ad esempio, la lingua, tuttora tra di noi la chiamiamo la nostra lingua, cioè per evitare di specificare qual è, lo chiamiamo Nash Jezik. Quindi, se io parlo con chiunque, anche oggigiorno in Italia, dico: ah, vabbè, parliamo nella nostra lingua. E era molto bello il fatto che una lingua fatta di così tante differenze fosse chiamata la nostra, cioè è proprio credo, la metafora più bella di un'identità fatta al plurale. E cioè da quel tipo di percezione del mondo, piano piano le identità nell'ex Jugoslavia sono state ridotte sempre più a qualcosa di stretto, tant'è che oggi l'unico criterio è quello religioso, di fatto, religioso nazionalista. Per cui per i bosniaci di religione musulmana, quale sono io, in teoria c'è anche il bosniacco, non sei più neanche bosniaco, cioè sei talmente ridotto a qualcosa di. E quando noi abbiamo un unico criterio per un'identità, secondo me è la cosa più violenta che ci possa essere, perché se è un'unica cosa che ci fa riconoscere. Per cui ecco, sì, la parola appunto identità ha anche un che di. Ha una sorta di richiesta di lealtà a uno stato di fatto che deve continuare a essere così, no? Cioè essere identici a se stessi. Essere identici a se stessi poi fa nascere tutte queste politiche anche di pulizia, da tutto ciò che potrebbe essere. Allora, in questo senso è difficile insomma, da vivere, è difficile da vedere una pluralità all'interno di un concetto così lapidario. Anche perché molto spesso i paladini dell'identità, dell'identitarismo, più che operare sull'idea di un qualcosa che ci accomuna, in realtà, cioè, quello che ci accomuna è l'avversione per l'altro. Cioè, molto spesso l'identità non è un qualcosa che ti fa sentire appartenente a qualcosa, ti fa semplicemente odiare, qualcuno. È un po' così. Invece c'è un altro tuo libro che è divertente, anche se poi parla di un funerale, che è 10 prugne per i fascisti. E questo è interessante perché anche qua c'è di nuovo questo tema del cambiamento, che è un viaggio a ritroso dall'Italia al paese d'origine, dove la nonna aveva deciso che voleva essere sepolta. Ed è anche un po' un viaggio nella storia, che tu compi in questa. Non è solo un viaggio fisico con tutte le traversie e arrivare col fratello, arrivare al villaggio d'origine, ma è anche un po' un viaggio percorso in questo, in che cosa è accaduto in questo periodo. Sì, quel libro è stato per me importante perché è stato un modo di usare la scrittura diverso dal
dal solito per me, soprattutto perché era quando mi è venuta in mente l'idea di quel libro, mi è venuto da pensare che alcune questioni che noi pensiamo di poter elaborare e quindi utilizzare la scrittura anche sotto forma di testimonianza oppure con la sua funzione curativa, lì invece mi sono detta, beh, invece forse la scrittura dovrebbe, cioè la narrativa, l'inventare una storia dovrebbe creare un'opportunità laddove non c'è stata nella realtà. Quindi quella storia nasce dalla mia idea che, e anche dal mio vissuto rispetto a Srebrenica, quindi rispetto al genocidio, a tutti i familiari che non erano mai stati trovati dalle fosse comuni. E quindi mi chiedo, se non sarà questo ciclo, diciamo, di lutto, di elaborazione, non finirà mai? Oppure la scrittura può permettermi una possibilità di inventare qualcosa proprio per elaborare un qualcosa che nella realtà non era possibile elaborare. Allora una ipotetica morte col funerale della nonna diventa una sorta di pretesto per tornare e per piano piano prendere dimestichezza e anche vicinanza con la storia, sia quella familiare che quella, insomma, più con la S maiuscola. E allora ovviamente il viaggio, accadendo proprio come accadevano i viaggi nel Novecento, nonostante non sia il Novecento, però con gli autobus, con le corriere scassate, e diventa un viaggio simbolico di avvicinamento, quindi si parte dall'Italia, ma si passa per la Slovenia, la Croazia, infine la Bosnia, e ogni pezzettino di cemento guadagnato su strada sembra quasi un pezzettino di consapevolezza in più, di memoria che viene smossa. E quindi ecco, 10 primi fascisti poi in tanti aspetti passa, è quasi un viaggio nel tempo, un vero e proprio viaggio nel tempo, perché poi sulla strada questi tre fratelli che compiono il viaggio incontrano vari residui, varie macerie del tempo sotto forma di persone o sotto forma di luoghi. Sì. Tu prima hai detto la storia con la S maiuscola, e che purtroppo anche la S maiuscola di Srebrenica, che è stata una delle peggiori tragedie, ecco, del Novecento, è una vergogna per tutta l'Europa. Tra l'altro, libro a cui, è un fatto a cui tu hai dedicato anche un altro libro, che è Al di là del caos, cosa rimane da Srebrenica. Però volevo adesso arrivare appunto a questo tuo libro, I consigli per essere un bravo immigrato. E leggo un attimo quello della quarta di copertina perché mi piace moltissimo. Per facilitare il compito alla questura di Brescia e per non destabilizzare la loro convinzione che i bosniaci fossero una cosa e i serbi un'altra, scrissi "Nata a Loznica, Bosnia". In questo piccolo gesto di accomodamento della realtà, riuscì in un'impresa nella quale i bosniaci di solito non riescono. Non tanto quella di sapersi tenere la propria terra, bensì quella di conquistare terre altrui, come se niente fosse. Io annettei Loznica alla Bosnia ed Erzegovina. Questo è significativo perché questo libro, di cui magari la trama la puoi dire tu, rivela l'importanza della narrazione che supera la realtà, perché poi è questo alla fine il ragazzo protagonista del libro, che crede di rendere più drammatica la sua storia, invece la più drammatica quella vera e non l'invenzione. Sì, questo libro nasce proprio da, tra l'altro, dal mio stupore nello scoprire che fino a quando non mi è venuta l'idea per il libro, io non lo sapevo che oggigiorno, per ottenere i documenti, l'aspetto cruciale è la comparsa davanti a una commissione dove si racconta la propria storia. Cioè il migrante, la migrante in questione devono raccontare la propria storia,
e che poi verrà, cioè prima di tutto verrà setacciata per vedere se in effetti è vera o meno, se la stanno inventando, e poi verrà valutata per vedere se è meritevole o no di protezione, asilo. E allora quando lo scoprì, cioè, mi parve una cosa quasi incredibile, perché cosa c'è di più vicino alla letteratura di questo? Cioè, nulla. Una persona deve barattare la propria storia di vita per ottenere la legalità. E allora mi sono avvicinata un po' a vedere ma in che senso, cioè, ma quali sono i criteri? Sembra quasi una casa editrice, cioè un giallo, non è un giallo, cosa vende oggi? Allora i criteri erano appunto semplicemente riducevano il tutto all'essere, la valenza insomma di una storia era in base al pericolo per la vita della persona, però pericolo per la vita, solo alcuni sono pericoli per la vita, quindi la guerra, la tortura, ad esempio la fame no, infatti i migranti che vanno via per fame sono migranti economici, quindi molto cattivi, che vengono a rubare cose agli europei. E allora mi sono detta, ma come si fa? Cioè, come si fa a raccontare la storia della tua vita, ma quella storia deve appartenere a una certa categoria, perché altrimenti tu non ottieni i documenti. E quindi è naturale che tu devi modificarla per... Allora in questo senso anche il tema della burocrazia per me è sempre stato un tema affascinante, perché un po' perché chi è straniero la burocrazia è la sua vita, cioè la sua occupazione principale, e un po' perché lo straniero è straniero soprattutto la lingua e appartiene alla lingua burocratese. E quindi mi sono detta ma la burocrazia non mette in conto assolutamente l'essere umano, perché mette in conto una massa indistinta che si sia comportata tutta allo stesso modo, invece la narrativa va a indagare questo essere umano in tutte le sue sfumature. Allora il pezzo che tu hai letto mi è venuto in mente, perché quando io sono nata in Serbia per una questione che non è ammissibile dalla burocrazia, perché a mia mamma si sono rotte le acque in Serbia, che era a pochissimi chilometri da Srebrenica. Però come spiegarlo in un mondo in cui la Serbia è il nemico, la Bosnia è il paese? E allora io ho pensato, beh, chi lo sa, tanto nessuno qui sa dove sta Loznica, tanto noi torneremo in Bosnia dopo qualche mese, per cui la risolvo così, cosa che tuttora mi perseguita, insomma, ogni volta che dichiaro la mia data e il mio luogo di nascita dichiaro il falso. E quindi, però rispetto a questo... E iniziato tutta la riflessione su appunto che cos'è noi a chi ci raccontiamo, che cos'è, se ci pensiamo la storia, il racconto di sé richiede un luogo di accoglienza, richiede la fiducia, e invece alle persone alle quali viene chiesto di usare la propria storia per ottenere i documenti, vivono davvero una violenza che è pari a violenze di cui parliamo, che denunciamo, e invece di questa non se ne dà nemmeno notizia quasi. Per cui mi è piaciuta l'idea di seguire in questo libro, che è un po' una sorta di, perché è per metà vero e per metà finto, ma anche questo mi rendevo conto che per delle storie di questo tipo non esiste, cioè non potevo inserirmi in un genere, quindi ho deciso di inventare il personaggio di Ismail, che è un po' il condensato di una serie di cose che avevo sentito dai ragazzi alle prese con i documenti, e dall'altro ci sono io, che sono io Elvira, che seguo, e insomma siamo in una sorta di dialogo su come raccontarsi, a chi raccontarsi, e sulla cosa poi più importante, cioè sull'importanza di anche raccontare delle bugie per salvarsi, quindi anche spostare un po' l'idea che la verità sia poi davvero sempre auspicabile, e nel momento in cui il racconto di sé passa in contesti in cui non c'è la,
lo spazio davvero per raccontarsi, allora avvalersi della menzogna diventa un modo quasi calviniano di inventare mondi, di uscire anche da queste costrizioni nei quali la burocrazia poi costringe, perché l'altro tema importante di quel libro è che il migrante è costretto a un'unica immagine, che è quella della vittima, quindi non è possibile essere nient'altro. Non so se avete visto il film di Troisi, insomma, di tanti anni fa, scusate il ritardo, quando lui da Napoli va via e a un certo punto ovunque, esatto, dice di Napoli, ah, immigrato, certo. Lui dice no, ma i napoletani non possono viaggiare, magari, ecco, il migrante è la stessa cosa, cioè non può essersene andato per qualche motivo che non sia devastante, e quindi insomma questo secondo me è importante, cioè un tema di cui bisognerebbe parlare sempre di più, perché ci sono dei diritti dell'uomo, tra i quali quello al movimento è tra i primi, eppure noi diamo per assodato che le persone non si possono muovere se non hanno un valido motivo. Ecco. Infatti il tema della burocrazia è fondamentale, soprattutto in queste condizioni, intanto perché la burocrazia appiattisce tutto, no? Perché appunto con un termine migrante, straniero, queste cose, dentro ci sono storie, motivazioni, aspettative, progetti vissuti totalmente diversi, e a volte, ecco, semplificando, io credo sia anche poi perché questo modo permette di trattare delle cose che hanno a che fare con degli esseri umani in un modo diverso, diventa asettico. Cioè, non voglio adesso esagerare per paragoni, ma la famosa banalità del male, no? Per cui alla fine diventava quasi una statistica, un calcolo, se lo sposti sul piano della pura burocrazia ti eviti ogni forma di empatia, no? E quindi semplifica le cose. Per quanto riguarda invece il discorso che tu fai, perché mi è piaciuto molto anche questo libro, perché a volte mi capita di dover fare delle relazioni per, diciamo, spiegare che certe motivazioni sono plausibili, essendomi occupato anni da Africa, e devo dire che leggendo invece le prime reazioni magari della commissione, ecco, qua emerge un po' quello che dicevi tu prima, no? L'etnocentrismo, no? Attribuire ad altri le superstizioni, no? Allora, insomma, un ragazzo che ha fatto liceo non può credere a queste cose, come se noi non credessimo a delle cose che, visto con altri occhi, apparirebbero altrettanto superstiziose, e non voglio entrare in dettagli, no? E quindi questo finisce poi appunto per costringere molte queste persone che arrivano appunto a inventarsi storie, quando magari quelle vere sono in realtà molto più, avrebbero anche molto più diritto. Però quest'idea che non esista un diritto, come accennavi tu prima, dell'uomo a prescindere, ma finisce che il diritto in base al passaporto. Scusa, ancora una parentesi, poi questa cosa dei migranti economici dovrebbe essere poi veramente, ecco, un tema di riflessione, soprattutto per noi italiani, che siamo sempre stati migranti economici, cioè non siamo mai migrati per le guerre, per qualcosa, siamo sempre migrati per cercare una sorte migliore come quella che fanno. Però, ecco, non viene visto come un diritto, un tentare di migliorare la propria condizione di vita non viene visto, e quindi, come tu, è vero, il migrante viene sempre comunque relegato a uno stato più basso, e la burocrazia fa il lavoro sporco, ecco, poi in questa interazione. E senti, invece, ecco, alla fine poi si scopre, non lo riveliamo, non è un giallo tanto, nel libro, che la vera vicenda di Ismail è addirittura più drammatica di quella inventata. Sì, sì, infatti anche questo era un tema
che mi era caro, perché quando in quel periodo facevo ricerca e quando trapelava anche sui vari quotidiani particolarmente avversi magari alla migrazione, trapelava sempre che il migrante aveva inventato una storia, invece era bello tranquillo nel suo paese, chissà perché si è messo in cammino per anni e anni. E quindi non trapelava mai però l'altro aspetto, che l'aspetto, secondo me, noi abbiamo sempre, ci sono sempre tanti modi di raccontare le cose, quindi nel momento in cui si sceglie un modo per cui qualcuno inventa una storia diversa, ma lo fa perché è un farabutto, perché ci vuole fregare, allora è un conto. Io invece scoprivo spesso e volentieri di persone che raccontavano un'altra storia, e succede tantissimo ad esempio alle donne vittime di tratta, le quali quasi mai vogliono rivelare, perché anche qui, senza tornare alle superstizioni, però per una serie di motivi anche riguardanti magari alcune credenze delle società tradizionali dalle quali arrivano, sono spaventate a rivelare la vera storia tragicissima, a quale probabilmente una vittima di tratta avrebbe subito la protezione, e inventano altre storie perché in questo caso per paura. Ci sono altri casi in cui è per proteggersi, perché io sfido chiunque a sedersi di fronte a 3, 4, 5 persone a raccontare un qualcosa di estremamente doloroso e essere poi interrogato su questa cosa. Non è semplice, e tu passi quasi per essere un colpevole ancora prima di aver fatto qualsiasi cosa, per cui devi giustificare la tua storia. Giustificare la propria storia o dover convincere qualcuno che hai davvero subito qualcosa, lo sanno tutte le persone vittime di negazionismi, non è una cosa semplice, è un qualcosa che attiva un dolore, un senso di ingiustizia. Allora proteggersi, come in questo caso fa Ismail, e raccontare un'altra storia, perché la tua personale, il tuo dolore è l'ultima frontiera della dignità, cioè quello di mantenere il tuo dolore integro dentro di te, che nessuno lo possa prendere, calpestare, smuovere per vedere se sanguini anche tu. E quindi ecco questa scelta soprattutto di dignità, perché una delle cose che manca quasi in assoluto nel racconto dei migranti, secondo me, è l'aspetto della dignità della persona, e manca da tutte le parti, anche da chi... C'è sempre un rapporto subordinato, un rapporto di solidarietà, non c'è mai un discorso sui diritti, c'è sempre un discorso in cui, anche se poi noi pensiamo alle parole, no? L'accoglienza, la concessione, cioè uno concede ma non si concede nulla. Cioè noi, tolleranza. Esatto, tolleranza, cioè tutte queste parole, non si parla mai della dignità della persona, indipendentemente da, e quindi anche del diritto. Ismail nel libro non è, è abbastanza anche antipatichello, cioè non è un migrante che dice sì, grazie, bene, grazie, no, perché è un essere umano, e anche i migranti hanno diritto di essere antipatici senza per questo essere vittime di razzismo o di essere mediocri, no? Cioè di non dover essere per forza eccellenti in qualcosa per essere poi meritevoli di stare. Per cui insomma questi sono un po' i temi che a me stanno particolarmente a cuore, perché mi appartengono. E qui è incredibile come appunto si è condizionati da un cosiddetto pensiero di Stato, se vogliamo chiamarlo, per cui ecco lo straniero e viene subito, meno diciamo un certo straniero viene inferiorizzato, perché appunto quando diciamo per esempio la parola, si parla per extracomunitari, nessuno pensa a uno svizzero, ecco, invece questo è, e addirittura poi questa diciamo inferiorizzazione o questa idea, come dici tu, della concessione, avviene anche quando il rapporto è positivo, cioè anche con quelli che vogliono aiutare, accogliere, però viene sempre fatto come, ecco, io sono buono e ti accolgo, esatto. No? Ma non perché tu hai un diritto. Esatto. E quindi c'è sempre questa cosa, oppure dire, come dici tu, che sono tutti buoni, mi viene in mente una battuta di uno scrittore americano,
statunitense che disse: il vero razzismo sarà finito quando potrò dire a un nero sei uno stronzo, senza paura di essere accusato, cioè perché lo è. Non per... E questo Esatto. è vero. E devo dire che qui, adesso, non voglio fare piaggeria, però un libro come questo lo poteva solo scrivere qualcuno che l'ha vissuta, perché non c'è un'esperienza del genere. Appunto, non c'è mai quell'idea di carità o solidarietà un po' pelosa che a volte ecco, ci fa comunque sentire, anche in chi non ha niente di negativo contro lo straniero, ma ci fa sentire un pochino superiore, no? E che a volte è una forma quasi di razzismo al contrario, no? Cioè appunto dire: ma no, sono tutti bravi. No, è di nuovo appiccicare un'etichetta, no? Ci sono brave persone cattive come tra di noi, né più né meno. Chiedo un attimo a Francesco se ci sono domande. Eccomi qui. No, allora, intanto vi ringrazio Bene, perché è a stato lui intanto per voi. veramente interessantissimo. Poi, tra l'altro, sono cose, sa anche Marco, insomma, sono cose che mi coinvolgono, insomma, anche sul piano del pensiero, tutto il lavoro che è stato fatto. E questa è un po' una riflessione che mi ponevo rispetto anche a quanto si dice, si sta riflettendo su questo. C'è tutto il grande lavoro che è stato fatto sul pensiero dell'alterità. Noi abbiamo davvero avuto una stagione di grandissimo profilo sul piano del pensiero, l'alterità, grandi pensatori, Levinas, Panikkar, questo filosofo che sto inseguendo da un po' di tempo. E pensiamo per esempio anche a una grande figura nel giornalismo come Kapuscinski, no? Che diceva appunto: noi dobbiamo, la prima fonte nostra per fare il giornalista sono gli altri, noi dobbiamo aprirci all'alterità, no? E quindi questa idea dell'altro come mutua fecondazione tra le diversità, no? Invece si rimane ancora nelle società nostre sul piano molto formale, molto burocratico, no? Appunto di assimilazione. E mi ponevo appunto questa riflessione anche rispetto a quello che sta succedendo all'IPA, no? Com'è possibile che l'Europa possa tollerare una situazione di questo genere, campo profughi, con queste immagini che ci sono venute addosso, insomma, di quel campo profughi, che è davvero sconcertante, un inferno, insomma, e l'Europa che tace, insomma, o comunque non dice granché, addirittura gli europarlamentari sono stati bloccati che volevano andare appunto a visitare quel luogo. Ecco, una riflessione magari su questo, a parte di dire, sarebbe interessante, visto che viene da quei luoghi di interesse. Sì, io devo dire la verità, ho come l'idea che l'Europa non è che stia proprio a guardare, in realtà l'Europa è una fortezza che ha creato dei confini e guarda un po' fuori da quei confini c'è subito la Bosnia, anche perché l'Europa, almeno da quel lato, finisce con la Croazia. E la Bosnia la si vorrebbe in questo momento trasformare in una sorta di campo profughi permanente, perché l'idea è questa, si danno quei soldi che si sono dati anche alla Turchia. Di fatto l'Europa non sta a guardare, ma crea queste situazioni proprio con le sue politiche di chiusura e quindi è un po' ambigua la situazione, soprattutto perché non viene dichiarata, tutta la responsabilità viene delegata ai paesi che si trovano a fronteggiare. Però la questione, devo dire la verità, dal punto di vista giornalistico, di immagine, la rotta balcanica compare solo d'inverno, perché probabilmente è scenografica, perché c'è la neve. Sarà il terzo o il quarto inverno che noi assistiamo a immagini di persone con le coperte, prima in Serbia. D'estate c'è la stessa situazione, però non è abbastanza scenografico. C'è anche un racconto dell'immigrazione allucinante che sposta il problema e anche giustamente ne parlavamo prima, no, della questione della solidarietà. Cioè, su di noi gli unici messaggi che arrivano è quello di cercare di aiutare le persone facendo donazioni, mandando coperte, vestiti, ma sono anni che nessuno parla di dare dei diritti alle persone invece che dare le coperte. Cioè, che le coperte vanno bene, ma se sono solo coperte, vanno avanti per anni solo coperte. E quindi ecco questo aspetto, poi a
Aggiungiamoci che chi non conosce la Bosnia, chi non c'è stato negli ultimi anni, non sa che in Bosnia c'è lo stesso numero di migranti oggi, che sono circa 3.000, sono anche i profughi bosniaci, circa 3.000 che vivono ancora nelle tendopoli. È un paese in cui a Sarajevo, in centro, non tutte le case hanno l'allaccio all'acqua. Cioè, insomma, non siamo... è un paese che dopo la... Anche qui potremmo parlare del perché l'Europa è stata a guardare dal trattato di Dayton in poi, facendo il trattato di Dayton, non l'Europa, ma comunque la comunità internazionale. Cioè, quindi facendo un trattato... quasi esclusivamente tagliato per far rimanere quel paese nel post-guerra, cioè quindi non farlo mai uscire da quella situazione. Per cui è molto complicato e io credo che non capiti nulla di diverso lì adesso, a Lipa, a Bihać, rispetto a quello che capita ancora in Grecia, che è capitato in Grecia negli anni scorsi, che capita anche in Italia, cioè che non lo so, a Roma i campi di accoglienza sono stati sfrattati e la gente è stata portata via quasi con forza. Quindi ecco, non credo che sia solo un problema bosniaco. Raccontarla così è uno spostare il problema sempre in un altrove, perché è più semplice, perché spostandolo in un altrove non riguarda più l'Italia, non riguarda, quindi non c'è l'urgenza, non c'è neanche un impeto di agire, semmai ci fosse, ovviamente, semmai. È un po' come le giornate della memoria, cioè che è sempre bello commemorarle perché tanto non ci chiedono niente, sono già passate, già tutto accaduto e noi possiamo solo che fare retorica. Quindi ecco, la situazione bosniaca è, rispetto a questo è una situazione che è solo accidentalmente bosniaca, perché si trova lì, ma è una cosa che... Scusa. Didi Marco, sì, dicevo, sì, certo. È un po' quell'effetto dell'Europa, l'effetto della cipolla, che sta progressivamente spostando le frontiere di fuori, delegando ad altri, Turchia, Libia, adesso la Bosnia, cioè il lavoro sporco, così noi ci teniamo puliti. In realtà, ecco, le frontiere dell'Europa stanno nel deserto libico, stanno in Turchia, stanno in altre parti, e la prospettiva della fortezza, appunto, ma soprattutto con questa, come tante bucce fuori. Poi c'è una domanda che un po' cerca di definire il ruolo di questo Papa, cioè qual è il ruolo in qualche modo d'impulso che può dare Papa Francesco in qualche modo al dialogo. Cioè, si chiede, rispetto alla contrapposizione che propone fra integrazione e interazione, come vede il contributo di Papa Francesco con questa fratelli tutti, cioè questa idea di una fratellanza un po' universale? Oh beh, questa è una... adesso mi è strano perché il pensiero della fratellanza mi richiama un altro slogan, che era uno slogan jugoslavo, era Bratstvo i Jedinstvo, che significava fratellanza e unità, ed era però di un'altra parte, diciamo, ideologica, arrivava. Il concetto della fratellanza è certo, sarebbe il concetto, cioè vedere l'altro, vedere il prossimo come qualcuno che ti riguarda e che non è altro da te, ma semplicemente è un fratello. Certo che è la soluzione, però metterla in atto mi sembra quantomeno difficile in questo momento, in questo anche frangente culturale. Poi L'Akhmetova scriveva nel Novecento, scriveva in che cosa questo secolo è peggio degli altri. Forse è in effetti così, questa capacità di andare verso l'altro non è mai stata una cosa semplice, non è mai stato un percorso facile, un po' perché si cerca anche probabilmente di semplificare quello che dicevamo prima, anche chi è pro immigrazione, quindi propenso all'altro, comunque cerca di semplificare e dirà: ah, no, ma sono tutti bravi. Invece non è vero, perché ogni incontro è anche una sorta di scontro, cioè ogni
ogni relazione ha in sé dinamiche per cui anche il concetto di fratellanza è un concetto molto complesso, anche se lo guardiamo dal punto di vista psicologico, psicanalitico, o se torniamo a Caino e Abele, insomma. Sono concetti che avrebbero bisogno di una grande riflessione, anche di un cambiamento culturale che io in questo momento non vedo, perché la società in cui noi viviamo è una società che tende all'individualismo sfrenato, quindi la fratellanza è qualcosa che davvero che andrebbe forse restaurato anche sì in chiave cattolica, ma non dovrebbe cristiana, ma non dovrebbe riguardare esclusivamente proprio perché non dovrebbe essere appannaggio di una certa ideologia. Quindi insomma, ecco, questa è un po' la mia idea rispetto. Una occasione di sentirci tutti nella stessa comunità la pandemia, perché il virus, ho detto, è molto democratico e contagia tutti al di là della fede, colore, etnia, e invece si è visto di nuovo il frammentarsi in mille egoismi e non c'è stata una reazione comune come ci sarebbe dovuto aspettarsi. Ecco, poi c'è un'ultima domanda su uniformità dei termini. Migrante, rifugiato e profugo sono termini che spesso vengono utilizzati come sinonimi. È un errore voluto? Sì, questa è la domanda. Sicuramente c'è anche una grande superficialità nel raccontare l'altro, e quindi è abbastanza comune che si confondano, anche se poi in realtà la confusione tra rifugiato e profugo e migrante è particolare, perché ciascun aspetto delinea poi anche un pezzettino di mondo accettabile o meno accettabile. Rifugiato e profugo sono già termini che fanno accettare di più. Un migrante è un termine davvero che mette subito sull'attenti, mentre rifugiato e profugo quasi fa capolino, un pochino di compassione, per l'altra no, siamo persone così, e infatti il virus ci ha fatto questo regalo di tenerci chiusi, perché siamo contrari al movimento, a quanto pare, se ogni parola che indica un movimento, quindi migrazione, evidentemente siamo diventati alberi. Bene, io penso che possiamo andare a conclusione. Io ringrazio davvero Marco Aine e Vera Mulcic, invito tutte le persone un po' a leggersi la letteratura della Mulcic, e speriamo di averla anche in presenza a Bolzano appena si potrà riaprire un po' le sale e cominciare di nuovo a riprendere anche la vita culturale. E ricordo i prossimi due appuntamenti di questo ciclo, il 18, giovedì alle 18, Marta Cuscunà, che è una giovane attrice friulana, presenta il suo ultimo libro, Resistenze femminili, che tra l'altro riprende un po' i suoi lavori teatrali, e poi il 26 febbraio ancora con Marco Aime, un ospite d'eccezione, perché avremo Francesco Guccini, e insieme a Lorenzo Machiavelli, che hanno scritto un libro, Cosa sa Minosse, e il titolo del nostro incontro sarà Minosse e altre storie, perché ovviamente vorremmo anche un po' inseguire Guccini, cantautore, oltre che scrittore. Quindi insomma, un nuovo appuntamento con Marco Aime il 26 febbraio. Davvero vi ringrazio, è stato molto interessante, e l'appuntamento appunto alla prossima giovedì. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie.